Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo, ultima partita dell'anno, petardo doppio. A Napoli c'hanno la bomba di Maradona, noi ci abbiamo la bomba di Romelone, la bomba di Romelone. Sono contento, grande Inter, 4-0 al Genoa, sono contento, prima di tutto sono contento perché arriva la sosta e va bene, arriva la sosta e siamo primi in classifica, oggi ci vanno a dare le risposte, voi direte, ma contro il Genoa, sono tre punti da fare, sono sempre tre punti da fare, e gli argomenti sono tanti. Primo argomento, Romelone. Vogliamo parlare di Romelone, ci sarebbe da fare un video a parte solo su Romelone. Ma non tanto per l'Eurogol, non tanto perché ha sbloccato la partita e ha fatto il gol più importante della partita. Non tanto perché ha fatto un Eurogol, uno dei gol più belli dell'anno in Serie A. Ma per il gesto che ha fatto sul 2-0, con la partita che ancora sul 2-0 la partita non è finita. Lui che veniva da un periodo fortemente criticato, un gol in più gli avrebbe anche potuto far comodo per stemperare le critiche. Questo ha preso il pallone, l'ha dato all'ultima ruota del carro in termini di spogliatoio, di quello che conta nello spogliatoio, in termini di gerarchie. Perché Esposito, pur essendo un campioncino, è il più giovane e in termini di gerarchie nello spogliatoio dell'Inter è l'ultima ruota del carro. E lui, il più pagato dell'Inter, la star, prende il pallone, la dà al bambino e gli dice: tieni, non c'è problema, tiralo te. Poi vi chiedete perché questo è il gigante buono che tutti gli vogliono bene nello spogliatoio e ben voluto da tutti. Perché? Perché uno così, come fai a volergli male? Bravo Romelu, grande Romelone, grande Muflone. Poi c'è Gagliardini, che ogni volta che vede il Genoa, Gagliardini si trasforma in Capitan America. Quelli del Genoa, mi immedesimo in un tifoso del Genoa, lo dirà per forza Gagliardini. Gagliardini puntualmente, ogni volta che gioca col Genoa, segna. È una sentenza, è una sentenza. E poi ragazzi, c'è Tonino Candreva, io ormai non ho più parole per definire Tonino Candreva. Tonino Candreva è come la Galbani, che vuol dire fiducia. È come Roberto Carlino, che non vende sogni ma solide realtà. È come il film Gran Tonino, uscito nell'ovazione generale tra gli applausi. Assist per il primo gol, tacco, contro tacco, discese, contro discese. Cioè, che partita ha fatto Tonino? Sembrava un giocatore finito, sembrava un giocatore bollito, sembrava, per chi non ci credeva. Grande Tonino, ti voglio bene, sei il numero uno. Comunque, tre punti fondamentali portati a casa, perché alla ripresa del campionato, se non ricordo male, ci saranno subito delle partite difficili, belle toste, contro il Napoli, contro l'Atalanta, ci sarà il Cagliari in Coppa Italia che non va snobbato, quindi adesso riposiamoci, carichiamo le pile, ma poi dopo si ricomincia subito a fare sul serio. Sono contento per il ritorno di Sensi, finalmente, dopo una vita. Mi ricordo quando si era fatto male Sensi, sembrava una contrattura, una robetta muscolare, invece alla fine è stato fuori non so quanto tempo. Quello che sta capitando ad Asamoah, che anche Asamoah sembrava una cazzata. Cioè, i giocatori dell'Inter, ogni volta che si fanno male all'inizio sembra un problema muscolare, poi ci viene a sapere che hanno una malattia medievale che sembrava debellata, ce l'hanno loro. Cioè, uno pensa a un indolenzimento, uno stiramento, no, cioè, hanno una malattia medievale che sembrava scomparsa, gli viene a loro, cioè 8 mesi per curarli. Quindi vabbè, adesso tornerà anche Asamoah, che ne abbiamo bisogno. E quindi va bene, godiamoci questa sosta di campionato da primi in classifica a braccetto con quelli là, un risultato insperato, perché sfido chiunque a dire all'inizio del campionato: ah, lo sapevo che a Natale l'Inter era in testa alla classifica. Quest'anno crisi di Natale, crisi di Natale,
Perché vabbè, abbiamo pareggiato con la Fiorentina, non abbiamo perso, abbiamo pareggiato con la Roma, non abbiamo perso, abbiamo vinto col Genoa, quindi crisi di Natale. Oh! E va bene così. Adesso, Suning, per piacere, te lo dico con le mani giunte, facci dei regalini a gennaio, perché secondo me, come ho detto già l'altra volta in un video, un'occasione così va presa al volo. Non so se il prossimo anno ci ricapita di ripartire a gennaio pari punti con la Juve, col Napoli totalmente fuori dai giochi. Non vuol dire che vinceremo il campionato, però se non ci provi a credere adesso, quando ci devi credere? Quando ci devi credere? Quindi date a Conte quello che chiede, se non è possibile dargli quello che vuole, avvicinatevi il più possibile a quello che vuole, perché veramente, veramente proviamo a cogliere la palla al balzo, perché poi magari arriviamo secondi, ma arriviamo, proviamo ad arrivarci senza rimpianti. Magari non lo vinciamo lo scudetto, probabile, sicuramente, ma cerchiamo di non vincerlo senza rimpianti. Oppure magari potrebbe succedere quel qualcosa che non voglio neanche, per scaramanzia, non lo voglio neanche dire. Va bene ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic, iscrivetevi al canale YouTube, perché se vi iscrivete al canale YouTube, Babbo Natale viene veramente. Poi mi seguite su Instagram, perché ragazzi ho un progetto, sto iniziando un progetto su Instagram, sulla pagina di Birra Mastrangelo. Seguitemi sul mio profilo ufficiale, poi capirete anche cos'è, perché voglio fare qualcosa di veramente importante sulla pagina di Birra Mastrangelo. Poi like la pagina Facebook e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ci vediamo domani per le Mastro Pagelle. Ciao!